Ciao a tutti, in questo nuovo video voglio mostrarvi il mio metodo che ho messo in atto per poter digitalizzare i miei negativi nel modo più economico che sono riuscito ad avere. Questo è il modo più economico se possedete già una fotocamera digitale. Se non ce l'avete, molto probabilmente il modo più economico sarà quello di acquistare uno scanner dedicato per negativi. Ho usato questa base in legno appoggiata al tavolo con dei feltrini. Qui è presente un pannello di plexiglass, è un plexiglass apposito, l'ho preso online dalla Germania, comunque vi lascerò tutti i link di tutte le parti che ho comprato online, ovviamente non del legno, non delle viti, quelle sono cose che ho i piedini, sono cose che potete un po' arrangiarvi voi in qualsiasi modo. Questo, appunto, dicevo, è un vetro apposito scusate, vetro, è un plexiglass apposito per diffondere nel modo migliore la luce. Costa soltanto 3 euro, per cui è una cifra ridicola. Invece con un costo maggiore potete prendere un pezzo più grosso. Adesso non ricordo bene le misure, ma io ritengo che sia sufficiente questo pezzettino piccolino che sta giusto giusto sotto al portanegativi. Per cui sotto la base di legno ho posizionato questo portafaretto che ho stampato, fatto stampare con la stampante 3D da un amico che ce l'ha, ed ho messo il faretto della Viltrox. È un faretto con alti CRI, più di 95, per cui la qualità è più che alta e il costo è di 40 euro e costa sicuramente meno dell'apposito, cioè della Kaiser che sta, mi pare, sui 70 euro. Ho dovuto comprare il cavo a parte, badate di prenderlo abbastanza lungo, il mio è corto, adesso ho preso una prolunga, e che abbia l'attacco non verticale ma ad L. Infatti a me sta un po' storto, devo appoggiare degli oggetti sotto per renderlo dritto, ma comunque con la prolunga che mi arriverà risolverò il problema perché avrà l'attacco ad L. E poi posso mostrarvi i tubi che ho collegato al di sotto grazie a delle viti che si vedono laggiù, sono delle brucole. Perché appunto questi tubi sono filettati, mi pare che abbiano un passo M12, non ne sono sicuro, andate a vedere comunque sul link che vi lascerò. Acquistati su Amazon per 15 euro. Stessa cosa, il supporto dove si aggancia la fotocamera che scorre dall'alto verso il basso, mollando una levetta e un'altra di qua. Non è finita perché qui in mezzo tra il supporto che scorre in alto e in basso, ho dovuto aggiungere adesso non so come chiamarlo, ma lo chiamo anche questo un secondo supporto che distanziasse appunto la fotocamera da questo, perché altrimenti la fotocamera sarebbe venuta troppo vicino ai tubi e sarebbe stata troppo vicino alla base. Avrei dovuto bucare il legno in maniera diversa, l'avrei dovuto bucare proprio al pelo dei fori che sostengono i tubi e secondo me non avrebbe retto. Per cui sicuramente bisogna distanziare la fotocamera da questo qua. Quello che ho acquistato io costa all'incirca 10 o 15 euro. Ed è uno dei migliori, c'ha anche delle bolle, ma comunque non lo utilizzo. Cos'altro? Vabbè, la fotocamera. Io in questo caso ho una Fuji X-T3, ma va bene qualsiasi fotocamera. Qui ho un adattatore da Fuji FX a Nikon F, mi pare. E questo è l'obiettivo macro che ho acquistato io ed è un Micro Nikkor 55 F2.8. Io ho acquistato questo, ma voi siete liberi di acquistarne un altro. Ovviamente non mi prendo il merito di tutto ciò, vi lascio i link dove io ho preso spunto. Anche questo, non mi ricordo se l'ho fatto vedere, è il supporto per tutti i supporti sono, per il negativo, devo ancora ultimarlo, mancano delle calamite che tengano fermo questi qui e dei gommini che mi permettono di fare avanti e indietro della pellicola. Però comunque
Anche questo l'ho fatto stampare sempre dalla stessa persona, da questo mio amico. E grazie a questo, più o meno, sono riuscito a risparmiare un centinaio di euro. Comprare il tutto fatto mi sarebbe più o meno costato 150 € la base, 200 € il kit di movimentazione e illuminazione della Valoi. Per cui siamo ai 350 euro e il faretto della Kaiser sarebbe costato sui 70 euro, avrei speso circa 400 euro. Valutate voi se vi ho dato qualche spunto, comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di faretto, modificare la scatola in base alla dimensione del faretto che acquisterete, avrete libera scelta. In ogni caso, appunto, vi lascio tutti i link sotto nella descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi per altri video dove vi farò vedere appunto le cose che mi sto costruendo o comunque dei trucchetti che utilizzerò, che imparerò e che vi dimostrerò anche a voi. Spero di esservi stato utile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie.